superiore, ricordiamolo, arriva dal top 16 di Eurolega. È stato sostituito dal Kaya. Questo blu è nelle mani di Soragna Jurak, in attesa che arrivi anche l'ultimo tassello, il lungo Kevin Pinkney, ex giocatore rosso-blu nella stagione 2007-2008. In maniera adeguata il consegnato Esli, Travis Diner e poi Esli perso completamente dalle rotazioni, ha avuto lunga distanza, questo consente a Sassari di riproporsi e ora c'è Travis Diner che in perfetta solitaria va a prendersi una tripla importantissima per l'attacco rosso-blu. Questo consente a Travis Diner di riproporsi in attacco, switch difensivo, su di lui c'è Rocesti, però Travis Diner davvero è un campione incredibile. E il pubblico, l'atteggiamento che la squadra assumeva quando subiva dei parziali negativi. La bomba di Travis Diner, davvero un campionissimo precedente. De Vecchi porta palla, poi ribalta il lato, c'è Travis Diner che si alza subito e va a segnare una tripla che fa davvero molto male. Gioca anche con il ritmo Travis Diner, riapre per Sacchetti, Sacchetti si butta dentro, gioca fuori Thornton, quasi un passaggio no look e poi un'altra bomba di Diner che è arrivato credo a 15 punti personali, 5 triple e siamo a metà del secondo quarto, davvero uno spettacolo vederlo giocare dall'altra. Può colpire in transizione la formazione ospite con ancora Diner che poi si butta dentro, scarica per Igneschi e trova davvero una mano vellutata per un'altra tripla importante e davvero il talento dei giocatori di Sassari si palesa ogni volta di più, la grande confidenza con il canestro e diciamo che Diner dalla linea. Su due per Travis Diner. Scambia ancora sul perimetro, poi mancano 6 secondi, allora decide di attaccare l'anello dalla lunga distanza sulla testa del difensore di Biella, Travis Diner, che giocatore davvero da solo assieme a Drake vale la spesa del biglietto. La fa sembrare tutto facile, veramente sembra la cosa più naturale del mondo fare questo tipo di palleggio e poi alzarsi, tirare e metterla dentro. E per di più con la pressione di un cronometro che era agli sgoccioli, quindi. E di un signore che fino all'altro ieri giocava in Eurolega. Protagoniste assolute. Dall'altra, eccolo qua. Eccolo qua, Travis Diner, che questa volta segna dal parcheggio del Lauretana Forum ed è ventello per Travis Diner, che ha davvero tre calamite contemporaneamente nelle mani.